tua ex squadra, come stai vivendo questa partita? Sì, la sto vivendo molto bene, questa sarà forse la partita più importante del nostro campionato. Dobbiamo cercare di portare 3 punti a casa sabato, di fare una grande prestazione. Niente, sono contento che rivedrò anche ex compagni. C'è grande aspettativa su questa partita da parte un po' di tutte le squadre della Serie B, perché faranno tutti un po' il tifo per il Padova. Sì, noi cerchiamo di dare il massimo e speriamo di, come ho detto prima, speriamo di vincere, perché il Torino non ha ancora perso quest'anno e sarebbe bello che non gli vedremo magari una prima sconfitta. No? Mi spaventa un po' il fatto che loro siano la miglior difesa d'Europa. No, ma no, il calcio, lo sapete com'è, si può vincere contro qualsiasi squadra in Serie B. No, noi dobbiamo solo di cercare di giocare come abbiamo già fatto l'ultima partita contro lo Sassuolo. Bianchi sarà dalla partita perché gli è stata ridotta la squalifica, è forse lui quello che fa più paura, tu che li conosci anche bene. Insomma. Sì, sappiamo che Bianchi è un grande giocatore, che ogni volta che gioca segna quasi sempre. Noi non dobbiamo preoccuparci di queste cose. Loro è vero che sono una squadra molto forte, ma anche noi siamo consapevoli che squadra siamo. Quanto sarà importante il pubblico del Leogano in questa partita? Sarà molto importante, come ogni partita. Speriamo che saranno in tanti, perché ci daranno sicura una grande mano. Questo ci aiuterebbe tanto. Hai sentito qualcuno in settimana dei tuoi vecchi compagni? Sì, mi sono sentito 3 settimane con Bianchi e poi mi sono sentito anche con Angelo Gbona. È uno dei miei migliori amici in Italia, che io con lui c'è un rapporto veramente speciale, ci sentiamo quasi ogni 2 settimane. Ha detto che ti darà un po' di mazzata. Sì, è normale, lui mi dice sempre che è meglio che non arrivo sulla sua parte, credete che deve stare tranquillo. Anche in allenamento era duro l'anno scorso. Sì, no, lui è molto, come giocatore, molto pulito, infatti l'avete anche visto, no? Però come giocatore lo sappiamo tutti che in questo momento forse il difensore centrale è più forte, no? Che c'è di Serie B. No, ci si chiede poi mai non sia ancora in Serie A, perché gioca. Non lo so, ha scelto di restare forse ancora un altro anno, forse non è stato facile lasciare il Toro dopo tanti anni che sta là, no? Però secondo me non ha sbagliato, perché può fare un altro anno in Serie B e poi tranquillamente può andare in qualsiasi squadra in Serie A. Bianchi invece guarda il Toro. No, Bianchi niente, ha detto che ha preso tre giornate di squalifica e che non voleva, però che poi far parte del calcio. Però sono contento che hanno tolto una giornata, però noi non siamo preoccupati chi giocherà di là, perché siamo consapevoli della nostra forza. Senti, come mai poi quest'estate non sei rimasto a Torino? Perché c'era anche questa voce, volevi rimanere, cos'è che non è andato? Non lo so, non si hanno messo, Genova e Torino non si hanno messo d'accordo, però non fa niente, perché io sono molto contento che sono venuto a Padova e la sto vivendo molto bene e sono contento che quest'anno sono qua. E quello che c'è stato l'anno scorso a Torino è stato molto bello, però sono contento e molto orgoglioso di stare in questa squadra quest'anno. Anche perché il modulo di Ventura ti avrebbe esaltato, insomma, sai che lui vuole 2 esterni molto offensivi. Sì, ma anche sì, giocano 4-4-2, ma pure quando giochiamo 4-3-3, 4-3-1-2, non fa niente, se sei un grande calciatore devi imparare giocare qualsiasi modulo. A proposito del modulo, ieri mattina ho visto soprattutto che il mister, provando lo schema, quello che si è visto a Sassuolo, ti ha usato come alternativa Marcolini dietro le 3 punti. Come ti trovi in quel ruolo? Mi trovo bene, perché io sin da piccolo, tipo fino a 15 anni, giocavo sempre seconda punta, no? E poi quando sono venuto in Italia, poi sono diventato un esterno. Prima non mi crea nessun problema. Io quello che mister mi chiede di fare io lo farò, per questo sono qua. Dai, quindi tu giocai da seconda punta, però trequartista, ma dietro 2 punte è un po' diverso. Sì, è un ruolo diverso, però non mi preoccupo di questa cosa, perché
qualsiasi modulo giochi ti devi abituare di giocarlo. Io cercherò di dare là al massimo, se mi stremi l'opportunità di sfruttare al massimo l'occasione. Con questo cambio del modulo, adesso l'hai vissuto un po', magari il termine potrebbe sembrare un po' forte, però come una bocciatura delle vostre ultime prestazioni come esterni, tu come l'hai vissuto, insomma, dal punto di vista personale, il cambio del modulo? Perché, come dire, con i due esterni non va più la squadra. Sì, ma no, non è che non, secondo me non andrà più la squadra, ma mister forse ha scelto perché Sassuolo ha giocato con un modulo 3-5-2, mi sa, e ha visto forse che faremo fatica con giocare i tre attaccanti. Allora ha scelto di cambiare modulo e si è visto che ha fatto molto bene. Abbiamo portato i 3 punti a casa che abbiamo giocato là contro il Sassuolo, che non era facile, che siamo tutti là, no? Tutti. Ha fatto una grande cosa, abbiamo vinto, adesso contro Torino vedremo che cosa sceglie.